Star, signorina, cosa ne pensa del parco sculture del Chianti? Beh, posto da visitare? Buongiorno, buongiorno a tutti da Bobgas TV. Oggi vi porto a Pieve Asciata. Ci troviamo adesso in una delle installazioni che troveremo anche per la strada. Buongiorno, buongiorno dal Parco delle Sculture. Sono con il signor Tro che ci ha portato in questa bellissima installazione e il signor Pietro è appoggiato a Hitchcock. E oggi vogliamo raccontare questo spicchio di paradiso in provincia di Siena. Siamo precisamente, Piero? Nel comune di Castelnuovo Berardenga, Chianti Classico. I personaggi famosi, e a parte Hitchcock abbiamo Federico Fellini, poi in alto abbiamo Stanlio Ollio, quei due lì in alto, poi faremo poi vedere. C'è Charlie Chaplin e l'ultima a destra, quella ragazza col bambino, e mia figlia e il mio nipotino. Perfetto. Piero, come è nata questa idea? Il parco è stato aperto nel 2004 e abbiamo dedicato al parco una zona di 7 ettari di bosco, un bosco di querce, dove prima c'era un allevamento di cinghiali. E questo è stato fatto per un motivo molto pratico, era già tutto recintato. Dopodiché tracciamo un sentiero ed incominciamo ad invitare scultori o scultrici, sempre uno alla volta, chiedendo a ciascuno di scegliersi un posto lungo il percorso e di farsi poi una proposta il più integrata possibile al posto che avevano scelto. Il percorso è di circa 1 chilometro, si fa in senso orario. Venendo qua si trovano altre installazioni, no? Si vede il fucile, sì, le cabine telefoniche, sono rimasto particolarmente colpito, e vedrete nelle immagini, dell'imbianchino con la lucertola. Quella è una cosa che mia figlia, appena siamo arrivati: no babbo, non fare la foto, c'è un signore che dipinge. Molto bello quello. Succede ogni giorno, è la casa dove abito io. Piero, bellissima idea in un posto meraviglioso, e oggi lo visitiamo insieme a mia figlia e a tutti voi che guardate questo video. Piero, grazie, è stato veramente un piacere. Benissimo, venite ai concerti che si svolgeranno a luglio ad agosto ogni martedì sera. Perfetto, sotto le stelle. Quasi sotto le stelle. Perfetto, Piero, è stato grazie un piacere, mille. Buona grazie, giornata. Grazie a voi. Ciao a tutti da Bob Gasti. Ebbene, siamo arrivati alla fine di questo percorso nel Parco delle Sculture del Chianti. Io lascio l'iscrizione per la newsletter e vi invito a visitare questo bellissimo posto immerso nella natura con dei colori e dei suoni molto particolari. Da Bobgas TV è tutto, buona giornata, un abbraccio a tutti, ciao ciao!